Specchio convinse qualcuno a lasciare il suo letto. E gli permise di entrare nel mio laboratorio. Non so se lo specchio stesse agendo con furbizia o malizia. Forse sapeva che quel curioso intruso avrebbe avuto una parte nel mio progetto. Stavo dando gli ultimi tocchi alla mia più recente creazione. Un mondo per le cose che erano state dimenticate. Soddisfatto dei progressi, riposi il mio pennello magico e mi ritirai nelle mie stanze. Se avessi saputo cosa sarebbe successo, avrei chiuso tutto a chiave. Vernice, pennello e solvente. A vedere cos'era successo. Ma era troppo tardi. Il mondo che avevo creato era devastato, una rovina. Il misterioso intruso era sparito. Non avevo scoperto chi fosse, ma non ci misi molto a capirlo.
Thank you.
Mutolandia non aveva più bisogno della mia magia. Grazie agli sforzi del mio apprendista, aveva sviluppato della magia. Magia nata dal le nostre immagini riflesse possono indurci a riflettere. Sulle volte che abbiamo affrontato o evitato. Su come utilizziamo il tempo. Sui nemici sconfitti o redenti. Sul modo in cui trattiamo il prossimo. Sulle amicizie che abbiamo coltivato o nascono. Oswald e Topolino sono per alcuni versi lo specchio vivo del mondo. Coraggiosi, ingegnosi e buoni di cuore. Spero che diventino amici e qualcosa di più. Forse perfino fratelli. Mi sono accertato che Topolino non si cacci in altri pasticci nel mio laboratorio. Ma d'altra parte... E Topolino.